Buongiorno a tutti voi, sono le 9 in punto, eccoci pronti per iniziare la nuova giornata, la nuova settimana, naturalmente sempre sui mercati, quindi bentrovati a tutti voi che siete già collegati, come sempre la nostra diretta che parte adesso e poi prosegue nel corso della giornata per osservare come partono i mercati e quali indicazioni ci danno. Ci sono tante notizie ancora in pending, tra poco noi andremo subito a vedere quali sono le notizie principali e a leggere le notizie di mercato. Prima però oggi permettetemi di rubare un minuto, minuto e mezzo alla nostra programmazione per dirvi un paio di cose. Nel fine settimana ve ne sarete accorti, anzi molti di voi se ne saranno accorti, sono cambiate molte cose. Io personalmente, ma come penso tanti di voi, la chiamo evoluzione, normale evoluzione delle cose. Quante volte in questo periodo abbiamo sentito parlare di cambiamento? Anzi, tutti noi abbiamo usato la parola cambiamento. Io così sono abbastanza legata alle parole, chi mi conosce lo sa, e sono andata a cercare i maggiori sinonimi della parola cambiamento nel nostro vocabolario italiano. Ne ho scritto qualcuno, si legge cambio, mutamento, trasformazione, variazione, evoluzione, addirittura rivoluzione e addirittura innovazione, miglioramento. Questo per dire che ogni giorno siamo soggetti a cambiamento. Tutti noi, ed è un guardare oltre. E questo ancora per dire, per arrivare a noi, o meglio, in questo momento a me e voi, che io sono qui, le fonti è qui e la squadra è qui. Una squadra che già c'era prima, semplicemente una squadra che si presenterà in modo diverso, anche magari in modo più presente, per farvi capire che appunto noi ci siamo sempre con la nostra programmazione e non solo, con tutte le nostre iniziative. E che magari però si presenteranno in maniera diversa. E questo è il cambiamento, appunto, per tornare in modo circolare a quello che dicevamo poco fa. Naturalmente non solo le persone che si presenteranno davanti alla telecamera come me e che parleranno vis-à-vis con voi, ma anche le persone che stanno dietro la telecamera e che ci sono sempre state, ripeto, e che continueranno ad esserci. Quindi noi ci saremo sempre di più e permettetemi solo di dire che qualsiasi altra cosa, qualsiasi altro argomento di discussione, credo che sia solo uno spreco di energia, ma perché non esiste. Quindi questo è il punto e quindi io vi ringrazio per essere con noi, adesso possiamo tornare ai nostri mercati. Ho rubato troppo tempo a quella che è la nostra lettura quotidiana.